qui, come promesso settimana scorsa, dovevamo portare un attaccante importante a Crotone. Pensiamo di esserci riusciti. Facciamo questa presentazione stasera. Vi anticipo che lui è disponibile nel momento in cui arriva il transfer dal Brasile, pertanto, però è già a disposizione della squadra, della società. Lunedì farà le visite mediche, sta già iniziando ad allenarsi, pertanto speriamo di averlo pronto appena dopo la sosta di campionato. Lascio a voi le domande. Presidente, 24, ancora c'è tempo, non ci fermiamo. Lei, ah, scusi, Presidente, ancora il calciomercato in piena attività, ci saranno altri arrivi dopo la bomba, diciamo, di Rocca. Sì, dovremmo fare ancora qualcosa, sicuramente in settimana prossima o entro fine mercato, anche perché sapete che chiude il 2 di settembre, pertanto contiamo di fare qualche altra operazione, sia in entrata ed eventualmente qualcosa in uscita. Lopez, non so che parla italiano. Come no? Ah, sì, hai girato tante squadre italiane. Parla quattro lingue. La domanda sintetica. La domanda è sì. No, parla anche il crotonese, se vuole parlare in dialetto non c'è problema. Allora, sei stato avversario del Crotone, conosci il Crotone, che è dell'Udinese, sai l'ambiente, oggi hai visto la partita, tanti gol mancati, con Lopez in campo forse qualcuno sarebbe entrato dentro. Ho visto una squadra che gioca a calcio, quello mi piace. Io, non si sente? Ho visto una squadra che gioca bene a calcio e quello mi piace. Ovviamente mi sto preparando perché mi serve qualche settimana per allenarmi con la squadra, per entrare in ritmo con loro, conoscermi meglio. E quando arriverà il transfer sarò pronto e disponibile. Ho visto che abbiamo avuto delle occasioni ed è la prima del campionato. Penso che ancora è l'inizio, si può migliorare molto ancora. Maxi, in maniera simpatica, buonasera. Sì, buonasera. Che ci fa Maxi Lopez a Crotone? Cioè, com'è maturata questa scelta? Mi hanno cercato in un altro momento che poi no, non è andato a buon fine. E quando mi hanno chiamato adesso, mi è piaciuto, mi sembra per me, in lo personale, la sfida più importante della mia carriera, quindi voglio far bene per dare una mano, alla squadra e che la squadra mi dia una mano a me, quindi sono molto felice e orgoglioso di questa scelta che ho fatto. Una domanda al Presidente. Presidente, con l'arrivo di Lopez quanto è completa questa squadra in attacco? Già oggi sono viste belle cose, belli scambi, almeno a mio parere, tra Messi e Stessini, nonostante l'amore di entrambi. E poi un'altra domanda, insomma, senz'altro si respira un'aria, un'atmosfera diversa rispetto allo scorso anno. Probabilmente, insomma, c'è tutto per fare meglio dello scorso anno. Sì, volevo ricordarvi che abbiamo un giocatore importante ancora fuori per infortunio, che è Vigo. Pertanto lì nel reparto offensivo, secondo me, è una squadra ben attrezzata. Ecco. Dovremmo fare qualcosa, come dicevo prima al suo collega, nel reparto difensivo. Speriamo di concludere quanto prima. Ecco. Il Presidente Renna, allora, l'ingaggio di Lopez mi ricorda altri due ingaggi, quello di Pasino, molti anni fa, e più recentemente quello di Palladino. Non voglio sottintendere nulla, però diciamo che sono dei valori aggiunti sia da un punto di vista tecnico che anche come dire, psicologico, no? Caratteriale, perché comunque Lopez è un giocatore importante. Volevo sapere se l'ingaggio è nato anche con quest'idea, con questa matrice. Per Maxi è la prima volta che ti confronti con un campionato di Serie B, una seconda divisione praticamente. Se credi che ci saranno differenze, soprattutto poi, insomma, si sa, no? Più si scende di categoria, più le difese sono nubile, sono dure, e che cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti da te stesso? Per quanto concerne la domanda che hai fatto a me, niente, la settimana scorsa avevo detto che puntavamo su un attaccante importante. Niente, lo conoscete tutti, voglio dire.
Cerchiamo di... No, la scelta di Lopez sta perché è un giocatore importante, può darci una grande mano, con la speranza di poter fare un campionato senza, come l'anno scorso, soffrire. Oggi, come diceva lui, ho visto una squadra che gioca a calcio, purtroppo con il Cosenza non ci gira mai bene, rischiamo anche di perdere la partita. Comunque, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, purtroppo sono usciti dei calciatori malconci dal campo, la speranza è che possano recuperare prima possibile. Che cosa mi aspetto? Sarà un campionato duro, difficile? È una squadra che è stata attrezzata per lottare nei posti lassù e proverò subito dal primo allenamento già capire le dinamiche, tutto. Penso che dentro il campo non avrò difficoltà, sì, sarà difficile perché in Italia il calcio le difese sono più chiuse, sono bene tatticamente diverse, quindi comunque al di là di tutte le difficoltà proverò ovviamente a trovare le soluzioni. La cosa importante che mi è piaciuto è che l'allenatore propone, vuole giocare a calcio e così è sempre più facile per l'attaccante. Presidente, capitolo abbonamenti, si è raggiunta più o meno la stessa quota dell'anno scorso, ci sono possibilità di una piccola riapertura per integrare ulteriormente questo numero? Sì, la settimana prossima abbiamo deciso di riaprire di nuovo la campagna abbonamenti, pertanto spero che adesso siamo intorno a 4.400 se non erro. 4.200? 4.200, sì. Speriamo di arrivare a 6.000, ecco, così dà anche a noi uno stimolo in più per, no, cominciare a porci anche diversamente sul mercato. Domanda per Maxi. Maxi, il Crotone per la famiglia Brenna è quasi una questione d'amore, no? Specialmente gli ultimi tempi sono di tantissimi colpi, ma più sul lato umano, anche perché si sente una area di famiglia a Crotone. Quanto è importante per te anche responsabilizzarti sotto questo aspetto e dare il tuo esempio anche alla squadra come grande giocatore di grandissima esperienza? Come avevo detto prima, io ho accettato questo progetto perché quando te vogliono così tanto ti dimostrano questo amore, questa cosa che a me mi ha colpito, e quindi per me il mio lavoro è rispondere dentro il campo e ovviamente ridare tutta quella fiducia che hanno avuto in me. Ok, grazie a tutti. Il numero di maglie ancora non l'abbiamo deciso. Quello che sarà disponibile, vedremo. Grazie.